Benvenuti a Klaus Condicio, abbiamo un gradito ritorno. L'onorevole Domenico Scilipoti, bentornato tra noi onorevole. Buonasera, buonasera, bentrovati. Onorevole, però dobbiamo dire una cosa, ultimamente la vediamo un po' defilata, fa troppe vacanze o lavora ancora per la causa dell'Italia? Ma io continuo a lavorare, defilato perché sì, ho lavorato sino a giovedì, ero a Roma e sono rientrato da qualche giorno in Sicilia, ma anche oggi lei mi trova al lavoro perché sono in giro per la campagna elettorale regionale. Che alle porte, quindi infatti sarà l'osso duro della nostra intervista. Allora, oggi proprio alle nostre telecamere Daniela Santanchè annuncia una grande manifestazione del PDL per il ritorno di Berlusconi. Berlusconi però a Liberation frena, eccetera. Di questa vicenda che idea si è fatto lei? Se ne ha parlato con Berlusconi? Ma guardi, io posso dire ciò che penso io, sì. Il ritorno di Berlusconi per gli italiani potrebbe essere qualcosa di interessante e di utile. Ecco, spieghiamo perché, secondo lei? Perché potrebbe continuare a difendere l'Italia e gli italiani, come non stanno facendo invece gli altri che hanno chiesto di sostituire con gran forza il governo passato e di sostituire Berlusconi trovando a loro dire strade migliori e che avrebbero risolto i problemi dell'Italia. Invece non è stato così, è stato peggio, perché i problemi dell'Italia c'erano, si stavano cercando di affrontare con celerità, ma gli amici che stavano dall'altra parte della barricata avevano voglia di creare confusione e di delegittimare, non capendo che la delegittimazione non era di Berlusconi al centro-destra, ma era di tutti gli italiani. Senta, il governo dei banchieri non sembra che la situazione sia molto migliorata, anzi, i consumi vanno male, precipita l'economia. Monti però dice se non c'ero io andava peggio. Lei che idea, andando in giro nel paese invece, che idea si è fatto? Ma completamente diversa da quella di Monti. Io credo che se ci fosse stato un governo politico e che si fosse caricato le responsabilità che si doveva caricare, questo governo politico avrebbe sicuramente potuto dare molto di più di Monti. Per quanto riguarda i banchieri dovrebbero restituire agli italiani tutti il denaro che prendono dal segnalaggio primario e secondario, perché gli italiani avevano qualcosa che gli è stata derubata dai banchieri. In una notte l'ex presidente del Consiglio Amato ha privatizzato la Banca d'Italia e da allora sicuramente le cose non vanno bene e vanno male. Che cosa voglio dire? Gli italiani e lo Stato italiano aveva due entrate, uno dalle tasse e uno dal capitale ricavato dallo stampaggio della moneta, cioè certo. Stampava la moneta con un costo reale, per esempio 500 euro hanno un costo reale per stampare attraverso il colore e la tipografia di 20 centesimi e la differenza 499,80 era del denaro che andava nelle casse dello Stato. Da quando hanno privatizzato la Banca d'Italia, quel denaro che era degli italiani e dello Stato d'Italia non va più nelle casse dello Stato ma va nelle tasche dei banchieri. Allora, ritornare e ridare agli italiani quel denaro sicuramente potrebbe essere utile e potrebbe togliere qualche tassa e potrebbe rilanciare sicuramente il paese Italia e dare un futuro migliore agli italiani. Però si deve avere il coraggio all'interno del Parlamento e questo in questo momento è molto difficile perché c'è un governo dei banchieri, ma dovrebbe tornare alla politica e chi si occupa di politica dovrebbe avere il coraggio di riprendere in seria considerazione, di restituire la Banca d'Italia agli italiani e dare la possibilità all'Italia e allo Stato d'Italia di poter reinserirsi nella carreggiata giusta. Certo. Senta, veniamo alla Sicilia. Allora, prima della Sicilia, Casini. Casini si schiera a favore, scandalizzando la Chiesa che è intervenuta ieri molto duramente, lei ha visto, contro le unioni gay, la Chiesa, si è invece schierato a favore delle unioni civili. Se l'aspettava? Ma a me dispiace perché non basta dire che un movimento, un partito porta avanti la linea religiosa del cristianesimo, certo. O del cattolicesimo, però alle parole devono seguire i fatti. Io ho sempre detto, l'ho messo all'interno addirittura del mio simbolo, del Land, lo Yin e lo Yang, cioè l'equilibrio, il maschio e la donna, perché ritengo che la famiglia è composta da un maschio e una donna e la famiglia vera, reale, è quella composta da un maschio e una donna, due donne
o due uomini possono scegliere di stare assieme, sicuramente non saranno mai una famiglia, ma dobbiamo avere il coraggio di dirlo, certo, di sostenerlo e di metterci la faccia e di dire. Beh, non lo dice solo lei, lo dice anche la Chiesa Cattolica, scusi, eh. Sì, per carità, la Chiesa Cattolica è molto più importante di me, però io per il ruolo che ho come cittadino italiano e come parlamentare ho l'obbligo di dire ciò che penso e devo dirlo con grande, oltre che con la convinzione, con grande. Però non mi ha risposto se l'aspettava da Casini questa svolta. Ma non è un problema di Casini, è un problema un po' di Casini e di tanti altri che dicono di essere e di appartenere a quella religione cattolica, che poi a parole dicono tanto ma nei fatti invece fanno l'incontrario per cercare di racimolare qualche 0,1 in più all'interno della politica, cioè dire raggiungere qualche 0,1 in più come aumento in percentuale del partito, e questo significa vendersi. Io la penso diversamente, la penso completamente diversa, in modo diverso, completamente in modo diverso, cioè dire in modo diverso da molti politici, che per raggiungere qualche punto in più sarebbero disponibili a tutto. Io invece sono disponibile a sostenere le idee a costo non di aumentare ma di diminuire il consenso elettorale. Sente, Casini poi in Sicilia appoggia un candidato dichiaratamente omosessuale come Saro Crocetta, il quale convive con uomini, pratica il sesso con uomini e fa dei matrimoni gay la sua bandiera. Su questo può funzionare in Sicilia una cosa del genere, una terra così legata alla famiglia? Guardi, se funziona o non funziona non lo so, sicuramente la scelta di Casini di appoggiare un candidato che come bandiera porta avanti questo tipo di riflessione che ha fatto lei mi sembra un po' strano da parte di Casini, che dice di essere un partito che rispetta la famiglia e che è un partito fortemente cattolico. No, Crocetta non dice così, quello che dice che il sesso omosessuale, quindi anche quello anale, ha la stessa dignità del sesso eterosessuale. Secondo lei è giusto? Ma guardi, io sono laureato in medicina e specialista in ginecologia. Ritengo, io in sala parto, ho visto sempre che da portare alla luce i neonati sono le donne attraverso precedentemente dei rapporti sessuali con uomini, perciò mi diventa difficile capire il linguaggio di Crocetta. Oggi, siccome i valori sono diventati disvalori, i disvalori sono diventati valori, ognuno può dire che per sostenere quello che pensa, quello che gli passa per la testa, però coloro i quali hanno nel cuore e nella testa i valori dovrebbero avere il coraggio di rispondere a Crocetta e ad altri per dire che la famiglia è una, è fatta da uomo e donna, e i rapporti anali sono dei rapporti contro natura, e i rapporti fisiologici sono i rapporti tradizionali e quelli che noi conosciamo che sono fisiologicamente fra uomo e donna. La Bibbia dice che la sodomia, Crocetta dice di essere cattolico, ma la Bibbia dice che la sodomia è un grave peccato, pari alla bestia. Allora, chi mistifica qua? La Bibbia o Crocetta? Ma guardi, dico, mi pare che stiamo esagerando. Beh, io devo provocare, il mio mestiere. Mi pare che lei mette sullo stesso piano la Bibbia e Crocetta, mi pare che stiano andando fuori dalla normalità del pensiero, no? Per me che sono uomo cattolico, cristiano, cioè dire lei che mi paragoni la Bibbia a Crocetta o ad altri che sostengono che rapporti umani sono rapporti fisiologici, mi pare un po' esagerato. Poi ognuno può dire quello che vuole, cioè ognuno si può svegliare la mattina e può dire le cose più strane o più assurde di questo mondo, è libero di dirle, ma questo non significa che possono essere prese in considerazione o potrebbero essere sostenute, cioè dire chi sostiene determinate idee che vanno oltre la normalità e che sono delle idee, al mio giudizio, fuori dalla logica e dall'etica, la colpa non è di chi li dice, ma la colpa è di chi li sostiene. Tornando alla riflessione che lei mi ha fatto prima, Casini e gli altri, sostenendo questi candidati, involontariamente o volontariamente, facendo finta di non capire, non fanno altro che avallare quello che dice Crocetta, ed è gravissimo. Certo, di fatto che l'UDC sostiene un sodomita.
Questa è la riflessione di quelli di massima, è questa, poi ognuno poi la può interpretare come vuole, però andando al crudo dell'argomento è così, come sì, sta dicendo. Il crudo, insomma, l'abbiamo detto tante volte, l'ha detto anche lei al giornale, non è che sono novità, insomma, sono temi che abbiamo affrontato con noi, con la Zanzara. Ma dobbiamo avere il coraggio, noi che ci occupiamo di politica, di stare da una parte o dall'altra. Per lei dice nulla contro la persona Crocetta, però sta di fatto che lui pratica la sodomia e il sesso anale che sono contro natura in base alle sacre scritture. Ho sintetizzato bene? Sicuramente non sarà un buon esempio per nessuno, e poi ognuno può dire, può pensare, può fare quello che vuole, ma sicuramente non è un fatto né fisiologico né normale. Senta, la Crocetta ha detto... Io sono dall'altra parte della barricata e ho il coraggio di dirlo e ho la forza anche di manifestare senza entrare nel merito, per carità, ognuno è libero di fare quello che vuole, ma certamente non può dire che ciò che lui dice è normale. Se, certo, lui dice anche, sempre a noi ha detto, Cristo oggi sarebbe favorevole all'amore gay. Come, scusi, non ho capito. Rosario Crocetta ha detto a Klaus Condicio, a Klaus Davi, Cristo oggi sarebbe favorevole all'amore gay. Ma io questo non lo so, questa è anche un'altra assurdità, dico, ognuno dice quello che gli passa per la testa, dico, io non so con quale convinzione e con quale dico, se si possa fare simile affermazione a Crocetta, in base a quale pensiero. Lei dice, vabbè, è una paradosso che ha detto Crocetta, però non ha nessun fondamento ovviamente nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Però onestamente, Mimmo Scilipoti, onestamente, i siciliani possono votare un uomo che vive nel peccato, secondo lei? Ma normalmente no, però dico, nella vita tutto è possibile. Tutto può capitare. Tutto può capitare, le cose più strane, come dicevo, le cose anormali sono diventate normali. Cioè la gente parla con una tranquillità e con una serenità di alcun argomento che dovrebbero essere scandalo e che sono degli argomenti fuori dalla norma, fuori anche dal pensiero della normalità, e con tanta facilità che pensa che siano normali. Perciò potrebbe succedere anche che qualcuno può sostenere personaggi come Crocetta, ma normalmente non dovrebbe succedere, perché sostenere Crocetta, a mio giudizio, è sostenere una strada sbagliata, è una strada che ha il percorso del peccato e sicuramente non è con la percorso della famiglia. Un percorso che è vicino alla famiglia. Uh-huh. Quindi una Sicilia in mano a Crocetta favorirebbe chi? Le coppie gay? Favorirebbe sicuramente a creare molta più confusione e a creare tutte quelle condizioni di disequilibrio all'interno di questa nostra Italia e di questo nostro mondo, che ci porterà sicuramente non a creare un futuro per i nostri figli e nipoti, ma sicuramente a creare sempre di più un progetto per la distruzione e per l'eliminazione di quelli che dovrebbero essere il rispetto e i valori, che oggi come oggi i valori vengono messi in discussione e che sono pochi quelli a sostenerli. Certo, quindi va antitetico rispetto a quelli che sono i valori siciliani fondanti, ma valori siciliani, valori cristiani universali. Valori universali, dovremmo avere il coraggio di dirlo e di dirlo con grande chiarezza, cioè dire chi non ha il coraggio di dire queste cose, secondo me è qualcuno che non vuole metterci la faccia e ha degli interessi che non sono sicuramente gli interessi del bene della comunità, non sono gli interessi che dovrebbero essere quegli interessi che il nostro padre ci aveva indicato e ci indica giornalmente. Lei ha sempre detto che la lobby gay è molto potente e in Sicilia la lobby gay ha piazzato un altro dei suoi, ce n'è un altro avendola alla faccia dell'emarginazione, no? Sì, non è un problema di emarginazione, è un problema che, come dicevo poco fa, loro non fanno altro che sostenere determinati modi di agire e di comportarsi, e molti si schierano dicendo che chi pensa diversamente sono degli arretrati, che sono dei superati, cioè dire chi crede e chi crede nei valori oggi come oggi è quasi messo alla berlina, è messo fuori gioco.
poco, cioè non si parla più di amore. Però la domanda è un'altra, la lobby gay dice di essere discriminata e adesso rischiamo di avere due governatori gay, diciamo che... Non credo che sia discriminata la lobby. Lo dicono loro, scusi, lo dicono loro, io le sto sottoponendo un paradosso, cioè loro sostengono di essere discriminati, invece rischiamo di avere due governatori gay, dov'è la discriminazione? Ma non c'è nessuna discriminazione, io credo invece che all'incontrario, cioè ad essere discriminati sono le persone che credono in dei valori e credono nella famiglia, perché quando parliamo di famiglia diciamo che la famiglia è composta uomo e donna, ci guardano in modo strano come a dire che siamo delle bestie rare. Io due giorni fa ho sentito la collega Concia in un'intervista che quando gli hanno chiesto di andare in ferie ha detto vago in un paese che non è mai a trovare mia moglie. Ho avuto qualche difficoltà a capire, qualcuno dice vabbè ma perché sei lento di comprendonio, sì forse effettivamente sono un pochino lento, ma sentire la Concia, la donna che dice che va a trovare la moglie in Germania diventa un pochino difficile da comprendere e da capire, però dico, è normale, è fisiologico per loro. Senta, il maschio tradizionale siculo, quello tradizionale che tutte le donne desiderano avere, parliamoci chiari, no? L'idolo cinematografico, secondo lei potrebbe mai votare Crocetta, identificarsi nei valori di Crocetta? Ma guarda, io non so questo maschio di cui sta parlando, il maschio è basta, è uomo a tutti gli effetti, so che cosa significa. Io so che... Vabbè, ha capito la mia domanda, cioè... Il maschio, la donna è donna, punto. Non è che non può votare il maschio o la donna, secondo me non si deve tenere questa battaglia a favore di personaggi che pensano in modo diverso da quello che il canone tradizionale, dovrebbero essere tutti cittadini siculi e italiani per dire ognuno è libero di fare quello che vuole, ma ci sono delle regole che vanno rispettate, perché se le regole non dovessero essere più rispettate allora c'è una grande confusione e si creerebbe veramente un marasma. Poi mi faccio una riflessione ad alta voce, dico se dovessimo dare ascolto a Vendola e a Crocetta, non dico nel giro di 10 anni, ma nel giro di 100 anni la razza umana potrebbe anche scomparire. Certo. Non so se sono stato chiaro. Certo. Dico che è un problema di difesa, di sopravvivenza, no? Perché se dovessimo adesso, dico, ci vuole anche un poco di riflessione complessivamente, a prescindere da tutte le cose che abbiamo detto, ma se dovessimo dare retta a Vendola e a Crocetta nel giro di 100 anni, io credo che la specie umana scomparirà, non ci sarà più, visto che non ci saranno dei rapporti, non ci saranno fecondazioni, nasceranno bambini, conseguenzialmente questa famiglia. Però loro vogliono la fecondazione con le donne per avere i figli, in altri paesi esiste l'utero in affitto. Visto siamo arrivati al punto tale da dire tutto ciò che ci passa per la testa e di dirlo con una grande tranquillità e semplicità che quasi quasi ci convinciamo che è tutto normale e che anormali sono gli altri invece che sostengono quello che in natura diventa fisiologico, perché noi non sosteniamo, oltre che apparteniamo a quella religione cristiana e cattolica, sosteniamo ciò che succede in natura fisiologicamente, cioè dire, non è che stiamo dicendo delle cose dell'altro mondo, però... Senta, come per chiudere, la Concia va a trovare sua moglie, ma come fa una donna a rinunciare all'uomo, secondo lei? Ah, questo non lo so. È un mistero, no? È un mistero, no? Non parlo della Concia, in generale, è un mistero. Dico, questo non lo so, questo è un problema che non sono riuscito a capire, poi... Sa. La rinuncia all'uomo... Guarda, ritornando un attimo indietro, c'è chi sceglie, come dico, penso di non sbagliare, come il Crocetta, che è una scelta di vita, cioè dire non perché è donna lui, o perché si sente donna nel senso che perché geneticamente è stato concepito, dico, esternamente maschile ma internamente donna. Crocetta secondo me è per altri tipi di scelta, fa questo tipo, per altri tipi di pensiero fa questo tipo di scelta. Poi ci sono delle persone che si trovano in un corpo maschile ma invece sono donne a tutti gli effetti o viceversa, allora là è da prendere
in seria considerazione e vedere diversamente, con un occhio diverso da quello che potrebbe essere visto Vendola o Crocetta. Certo, certo, assolutamente, però di fatto Crocetta vive da sodomita e la Chiesa condanna la sodomia, cioè a questo punto non, dice lei, non va dimenticato, se no confondiamo tutto, corretto? Ma certo, confondiamo tutto, a questo punto allora significa ognuno faccia quello che vuole, punto e basta. Allora non è inutile che dice io appartengo alla religione cristiana, appartengo alla religione cattolica, io sono un cattolico, però bestemmio, e vabbè, ma bestemmiare non è normale per quanto riguarda uno che è cattolico e cristiano. Dice, ma io uccido, ma non è normale, perché per un cristiano e cattolico non si può fare. È come anche determinate scelte che ha fatto Vendola e che fa Crocetta non sono concepite e sono fuori dalla normalità per un cristiano e un cattolico. Allora chi è cristiano e cattolico deve guardare con attenzione e dire che quella scelta è una scelta sbagliata e non si può avallare. Okay. Ma ancora più grave, non è ancora più grave di chi fa la scelta e di chi sostiene quella scelta e chi appoggia determinati candidati. Certo, certo, questo è chiaro. Chiaro, il suo concetto politico è chiaro, parliamo dell'UDC che almeno fino a ieri si richiamava alla... Parliamo dell'UDC, ma credo che parliamo anche di quello che ho sentito, però non so se dovesse corrispondere alla realtà. Dicono che c'è anche Rutelli che dovrebbe essere disponibile a questo. Sì, è vero, c'è una... bravo, bravo. Una parte del PD, io se non, spero di non sbagliare, ma credo che ci sia un parlamentare che fa il vicepresidente della Camera, una donna che dice di essere cattolica, che la Bindi, io non so come faccia a sostenere determinate tipo di scelte, io, però sa, ognuno è libero di fare quello che vuole, però certamente la libertà non significa fare quello che ognuno di noi vuole o pensa che sia giusto e poi invece tutto l'atteggiamento che noi portiamo avanti non fa altro che far saltare determinati equilibri e chi è che ci guarda si trova confuso. Allora il fare quello che si vuole si può fare, ma senza danneggiare gli altri e senza ingannare chi è che ci sta a guardare e chi è che ci dovrebbe seguire. Uh-huh. Va bene, onorevole Scilipoti, noi la ringraziamo sempre della sua disponibilità, le facciamo un bocca al lupo per il suo lavoro.